Noi ci auguriamo che in quest'ora la Commissione europea dia il via libero definitivo alla revisione del PNRR Repower EU, che riguarda proprio queste misure, perché noi abbiamo chiesto e abbiamo ottenuto in un primo confronto, ora aspettiamo il via libero definitivo, che di utilizzare le nuove risorse svincolate dai progetti che erano inattuabili per destinare 4 miliardi di euro a transizione 5.0, cioè a crediti fiscali significativi per le imprese che investono in tecnologia green e digitale. 1,5 miliardi di euro per le imprese che realizzano impianti ad energie rinnovabili ai fini dell'autoconsumo industriale. 2 miliardi di euro per le imprese che producono tecnologia green, quindi batterie elettriche, impianti fotovoltaici, pannelli solari, impianti eolici, 2 miliardi di euro. E infine, tra le nuove risorse che si aggiungono a quelle già previste, 320 milioni di euro per la Sabatini Green, quindi per abbattere il tasso di interesse che le imprese purtroppo ottengono dalle banche, oggi particolarmente elevato, per investimenti proprio nella tecnologia green. Queste risorse in più che dovrebbero pervenire al nostro dicastero e quindi alle imprese per la duplice transizione digitale e tecnologica dalla revisione del PNRR, io ritengo che siano assolutamente decisive.